Allora, eccoci qua, abbiamo appena terminato la conferenza stampa qui alla FOF, sono in compagnia di Giuseppe Argiro. Buongiorno Giuseppe, ben trovato, che sarà in scena, data secca mi pare, 25 gennaio, Razza Italiana 1938, le giornate della memoria, scritto, diretto, addirittura interpretato da te. Allora, raccontaci un po' di questo spettacolo. Come nasce la suggestione di questo testo? La suggestione di questo testo nasce dalla voglia, dal desiderio di raccontare un momento particolare come quello ovviamente della Shoah, che mi vede impegnato da tanti anni. Il Un nervo primo, ancora scoperto, sì, un Giuseppe. nervo scoperto del quale mi occupo spesso. C'è uno spettacolo che io faccio da tanti anni, però è uno spettacolo con sette attori, che è Il Viaggio, tratto da diversi testi, tra cui appunto gli atti del processo di Francoforte e poi alcuni brani Se questo è un uomo, insomma, cuciti poi con una drammaturgia originale. E poi ho continuato a lavorare su questo tema ed è nato questo spettacolo al quale sono molto legato, che ha avuto solo una prima, un'anteprima in lettura, quindi questa è una vera e propria prima Messa in scena per momenti nazionale, nazionale, reale, certo. e racconta le vicende del ventennio attraverso la voce di una ragazzina, Sara, ovviamente ebrea, tra l'altro siamo a pochissimi metri veramente Esatto. dal Dal ghetto, ghetto, sì. racconta anche la terribile deportazione dell'ottobre, appunto, che vide il ghetto svuotato appunto dagli ebrei, e racconta però la cosa interessante è che racconta attraverso diversi registi, che non sono quello solo della drammaticità, ma anche quello dell'ironia, anche quello Certo, dello varie straniamento, chiavi di varie lettura. chiavi. Questo lo permette una drammaturgia legata allo sguardo di una bambina. Certo, E uno sguardo racconta uno disincantato. sguardo disincantato e racconta anche il dramma, soprattutto le leggi razziali, quindi il dramma di una ragazzina che non può più andare a scuola, non può più vedere i compagni, che Certo. viene di fatto espulsa dalla scuola, il padre è un Quindi ca insegnante, catapultato in un'altra realtà, insomma. catapultato in un'altra realtà, il padre tra l'altro è un insegnante, c'è questa figura strana di questo Certo. angelone che è un portiere, che è l'espressione della piccola borghesia alimentata dalla corruzione e dalla prevaricazione di stampo fascista, che anela, aspira ad avere la casa meravigliosa appunto del professore, e una volta che appunto il fascismo ha prosperato, lui finalmente attraverso la delazione riesce anche a impossessarsi dell'appartamento. Quindi ci sono tutta una serie di racconti Molti anche di varie concatenati concatenati di varie umanità attraverso lo sguardo disincantato, lucido, ma anche di una poetico ed ragazzina. essenziale di una Splendido, ragazzina. splendido. E allora 25 gennaio 2021, Razza Italiana 1938, produzione Inserire, le giornate della memoria, scritto, diretto, interpretato da Giuseppe Argiro. Vuoi aggiungere qualcosa? Sì, la produzione no, non Inserire c'è. produzione? No, 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 Ma no, no. allora è stato No, riportato male. la produzione sarà quella del Centro Teatrale Perfetto. Meridionale, che produce uno spettacolo, in questo caso un monologo, che da qui parte per poi, spero, auguriamoci di poterlo poi far Far viaggiare, viaggiare, esattamente come soprattutto dovrebbe perché credo che è un viaggiare la tema memoria. sempre attuale questo, non dobbiamo mai dimenticare, Assolutamente. non dobbiamo rimuoverlo. Non possiamo rimuoverlo, anche perché Certo. viviamo sempre in un contesto fatto di differenze. Esatto. Diciamo apparentemente in maniera ipocrita che siamo aperti alle differenze, però ancora la diversità incute timore, non suscita curiosità e Certo. non è quello che dovrebbe essere, cioè è un momento di grande arricchimento. Speriamo che invece possa diventarlo. Giuseppe, grazie, in bocca al lupo e buon teatro sempre. Grazie, grazie a voi.